È la prima volta che accade. Il resto del mondo supera in termini di contagio da Covid-19 la Cina. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, i contagiati nel pianeta sono 87.000 contro gli 80.860 dichiarati da Pechino. Stesso discorso per le vittime, 3.241 contro 3.208. E 3 decessi su 10 sono purtroppo avvenuti in Italia. Cifre spaventose che hanno finalmente costretto i giganti del mondo, oggi riuniti in videoconferenza al G7, a prendere provvedimenti restrittivi. Questa mattina New York dava questa immagine di sé: chiuse le scuole ed anche bar, ristoranti, cinema, teatri e locali, vuote le metropolitane, ammesso solo il take away. Provvedimenti simili per Los Angeles e Las Vegas, coprifuoco per le spiagge di Miami e per New Jersey. Un giro di vite che arriva nel pieno della campagna elettorale per scegliere fra i democratici lo sfidante di Trump. Sanders e Biden si salutano con il gomito e poi insieme attaccano il presidente USA sulla gestione dell'emergenza, per la quale comunque sono state stanziate misure per 700 miliardi di dollari. Tutto questo mentre preoccupa il numero di contagi, 11, nella delegazione del presidente del Brasile Bolsonaro negli USA. Anche l'Europa ovviamente accelera dopo essere stata dichiarata epicentro dell'epidemia. La Spagna, che ha già attuato il modello Italia, mette da oggi la sanità privata al servizio di quella pubblica, mentre anche la Francia va verso un confinamento simile a quello italiano. Il governo dovrebbe varare il decreto per impedire la circolazione delle persone, salvo che per ragioni essenziali. Il presidente Emmanuel Macron annuncia un discorso al paese questa sera alle 20. Crescono i casi in Gran Bretagna, dove uno studio segreto prevede più di 300.000 vittime. Mosca, dal canto suo, avvia una maxi disinfestazione, chiude le frontiere e da oggi anche le scuole fino al 12 aprile, mentre l'Iran conta i morti, più di 130 solo nelle ultime ore, con Teheran particolarmente flagellata. Si apre infine una nuova ferita, quella africana. Il virus ha colpito ormai 29 paesi nel continente.